sai che tutto questo verrà messo su YouTube? No, scherzare. Ciao grande pubblico. Ciao grande pubblico. Ciao grande pubblico. Cioè, scusate, posso dire una cosa? Ai secoli dei secoli, ciao grande pubblico. Samantha è talmente vanitosa che si rigira il coso per vedere come viene in video quando parla lei. No, perché non mi vedo, se no. Ti giuro. Sei la peggio. Perché se io faccio così, non so se sto tipo qua, no, qua. Te vedo. E invece che pausa, i pezzettini cattivi. Se io faccio così, mi vedo che sto qua. Ti aggiusti il capello alla leccisa, tipo. Faccio così. Guarda, mi aggiusto il capello. Denise. Questo è il tuo. Sono le come il microfono. 7:30. Fino alle 7:30 c'era, poi dopo non lo so. Ancora c'è. No, ci sarà anche dopo. Cazzo merito. Niente. Ho fatto Natalia. Grazie Pagano, ti ringrazio anche in videocamera, anche se ho già telefonato. Una cosa bellissima è stato i rapporti che abbiamo creato all'interno dell'orto con gli altri ragazzi, perché effettivamente si viveva questa avventura insieme, quindi c'era molta solidarietà, al di là di quello che invece potrebbe immaginarsi. E poi certo la durezza anche del fatto di stare sempre chiusi là, un po' imprigionati, diciamo, e senza vedere i parenti, gli amici, gli affetti, insomma. Quindi comunque farlo dal vivo, proprio in una piazza, poi così come Firenze a casa mia, per me è molto bello, perché a Santa Croce ci ho visto un sacco di eventi, qui ci ho visto Benigni, sono dei bei ricordi, sono dei bei momenti. È un'emozione nuova, sinceramente mi sentivo alle prime anni, perché comunque è stata un'esperienza che non avevo mai fatto fino ad ora, però mi sono divertito molto con Emma sul palco. Sì, diciamo che è stata un'esperienza nuova, innovativa, non avevo mai sentito parlare di concerti che potessero andare, che potessero dare la possibilità a quelli che sono i tuoi fan di a seguire tutti in uno stesso, magari anche da lontano. Io ero a Milano e c'erano tutta Italia che i fan dell'Italia. Bene, ho fatto di tutto stasera, ho fatto il numero. Ho visto. Abbiamo fatto la stronzata, però è stato divertente. E allora alla fine praticamente siamo usciti a petto nudo come noi che non abbiamo il fisico per prenderci in giro, perché non guardate, non l'ho fatto per fare il film, non l'abbiamo fatto per fare il film. Zaffaroni ce la fa, c'è il mio pure, c'è la borsa della boccale. Io sembro un bambino ragazzo, allora sì. Natalia, Annalisa, Noè. Tutti, lo meritano tutti meritano di vincere, soprattutto le persone onesse. E allora a proposito di Sanremo, il ricordo più bello dell'esperienza sanremese? Ma le bevute e le mangiate alla Pugliese. Ma che cazzo mi rido? L'angelo custode. In tre con Bagagli, quindi siamo
Poi era due. Non lo so, comunque noi abbiamo bloccato i conti. Io riprendo tutto. Sì. Anche perché devi riprendere adesso, si illuminerà tutto. Il bialo. Paura. Tanto.